Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui con la famiglia Vaira per una delle visite di Slow Wine 2021 che si effettuano virtualmente, purtroppo, e non di persona. Naturalmente il gusto per chi le fa, cioè per noi che le facevamo, è un po' meno intenso, ma pensiamo che comunque il condividere con più gente la visita sia un arricchimento per tutti. Ecco, siamo con la famiglia Vaira addirittura al completo, quindi sarà una visita pirotecnica e quindi ne sono molto felice. Alcuni di loro, tra l'altro, sono in vigna, li vedo già in postazione, non in cantina, ma già in posti all'aria aperta, quindi benissimo. L'idea è quella di partire dalla quotidianità del momento, quindi di fare un accenno, chiedo appunto alla famiglia Vaira di farlo, un accenno rispetto al momento che stiamo vivendo molto complicato e che naturalmente un'azienda anche strutturata, importante come la loro, storica, sta vivendo. Quindi parola subito a voi, un racconto di quello che vivete nel quotidiano in questo momento. Per noi tutto era già cominciato con un inverno molto strano, con pochissime precipitazioni concentrate nel mese di dicembre, uno degli inverni con le temperature più calde degli ultimi 60 anni. A febbraio abbiamo incominciato a vedere alcuni ordini dei nostri importatori bloccati, che tentennavano a ritirare, poi i ristoranti chiusi. In un attimo ci siamo trovati con le ansie, con le paure, con la confusione delle notizie, con gli ospedali che si riempivano e su tutto questa tristezza, il dolore per le persone che hanno perso la vita. I nostri genitori, quando era finita la Seconda Guerra Mondiale, avevano lo slancio dei 20 anni ed è da loro che abbiamo appreso la gioia del lavoro. Coltivare la vigna è un mestiere che ci ha abituati a ricominciare ogni giorno. La potatura, la gestione del verde, la difesa delle piante, la cura del terreno, la raccolta dell'uva, per poi l'inverno, la fase di stasi, per poi ricominciare. Apparentemente sono operazioni uguali un anno dopo l'altro, ma in realtà sono totalmente diverse ed è questo il senso, di dare il senso a ogni operazione, di guardare la vita e di capirla e di interpretarla per il passaggio nuovo. Questa per noi è stata una grande fortuna, poter essere degli agricoltori, poter essere abituati a lavorare con la natura, ci ha aiutato tantissimo a non fermarci, ma a cercare di capire cosa la natura, cosa gli eventi in questo momento ci stavano insegnando. Ci è tornato in sovente, ci è tornato in questi giorni quella frase dell'architetto Ludwig Mies van der Rohe, il quale attribuisce un significato diverso all'organizzazione e all'ordine. L'organizzazione è la determinazione della funzione, l'ordine è l'attribuzione di un significato alle cose. E noi abbiamo fatto dei momenti, ecco, tanti momenti di incontro in famiglia. L'abbiamo fatto con i nostri collaboratori a tutti i livelli. L'abbiamo fatto con i nostri clienti che sono in giro sparsi per tutto il mondo, proprio per ridare un significato a quanto da sempre avevamo fatto. Alla fine non abbiamo fatto rivoluzioni, ma abbiamo dato solamente valore a quello che stavamo facendo. Ho quasi la pelle d'oca a dire quando un giorno i nostri figli hanno detto: papà, azzeriamo lo stipendio nostro, ma non licenziamo nessuno. E lì è stato veramente il momento più bello. E poi anche, non so, ad esempio il personale che si è trovato in difficoltà, le due ragazze che ci seguono le visite in azienda, cosa facciamo? Non c'è lavoro. Hanno voluto loro, di loro proposito, di loro iniziativa, imparare a lavorare in campagna. Questa è una ricchezza per un'azienda, perché loro quando torneranno in cantina, quando torneranno le visite, avranno veramente qualche cosa da comunicare che non sarà più un racconto, ma sarà un'esperienza vissuta. Queste sono le cose più belle. Il cercare di difendere il patrimonio dei nostri collaboratori è stata la cosa più rivoluzionaria che abbiamo potuto fare in questi giorni. E così torniamo all'origine di tutto, a come si è formata questa azienda. E si è formata proprio grazie alla
passione vista nei nostri nonni nel coltivare la terra, e quindi è frutto di questa passione e del grande rispetto che abbiamo voluto per loro. Sicuramente la formazione universitaria di Aldo in agronomia prima e dei figli in viticoltura e enologia credo abbia fatto la differenza nell'impostazione dell'azienda. Bisogna veramente entrare in sintonia con la vigna per cercare di avere il meglio, ma anche per dare il meglio di noi stessi. Sicuramente l'arrivo dei nostri figli in azienda è stata una primavera molto, molto, molto bella. Il rispetto reciproco, la capacità di comunicare, di condividere le esperienze, le idee, le scoperte, rende ogni giorno questo lavoro più bello e mai monotono. In un'azienda agricola tutti devono sapere fare tutto, ogni decisione si prende insieme. Poi c'è una più precisa suddivisione dei compiti e allora abbiamo Aldo e Isidoro che seguono più direttamente la vigna, ma quando dobbiamo decidere un'acquisizione oppure un nuovo vigneto, la decisione è di tutti, ecco. Aldo, Giuseppe che seguono di più la cantina, Aldo, Giuseppe, Francesca che seguono le degustazioni, la comunicazione, il marketing. Io che mi affianco a Francesca per quanto riguarda l'accoglienza, ecco. Però tutti insieme si lavora, si condivide con i nostri collaboratori. Che bello lavorare e soprattutto avere questo grande rispetto. Ecco, che bello vedere nei figli il rispetto, l'ammirazione per il loro papà. E che bello vedere in Aldo la grande considerazione che ha per i figli. Questo ci aiuta a crescere e a camminare in modo sereno e bello. Ecco, tutto Milena, questo scusa, ti interrompo perché hai fatto un primo accenno, secondo me molto interessante, a quello che è la storia della vostra azienda. Ecco, se riuscite a condensarmela, anche raccontandola a chi poi vi vedrà, la partenza che avete avuto all'inizio degli anni 80, comunque la scelta che avete fatto di spostarvi e di fare un lavoro che era nella tradizione di famiglia, ma non era quello che forse pensavano che avreste fatto i vostri genitori. E poi come è evoluta l'azienda nel corso degli anni. Quindi una breve carrellata storica della vostra realtà. Grazie. Parlare di date storiche mi vengono i brividi perché si inizia col 1972, annata in cui non c'è il Barolo, un'annata difficilissima dove l'uva non matura. E la decisione di Aldo di non cedere a questo ricatto commerciale di vendere l'uva senza che venga giustamente retribuita, e quindi decide di fare lui stesso il suo primo vino. 1984 ci sposiamo, oggi tra l'altro sono 36 anni, ci sposiamo, ma prima di sposarci Aldo ha avuto questa intuizione di raddoppiare la superficie perché non si sentiva più solo. 1986 la grandine porta via tutto e anche lì l'opportunità di acquisire i vecchi vigneti dei contadini del paese che erano demoralizzati perché temevano che fosse di nuovo l'inizio di un bruttissimo periodo che già avevano visto. Quindi la nostra storia è stata sempre quella di non perdere la fiducia, di ricominciare, e questo ha ancora più significato nei tempi che viviamo. E lo sottolineo, questo è possibile soprattutto proprio per la presenza dei figli, di questa famiglia. Ho parlato di primavera, di una bellissima primavera, perché non me le spiegherei diversamente. Ecco, grazie, grazie Milena. Passerei alla gestione della vigna, un po' di
mi concentrerei su questo, su questa parte, perché poi voi avete una gestione molto attenta, precisa, avete fatto dei passi avanti negli ultimi anni, so che anche con l'ingresso dei figli ci sono stati dei cambiamenti, ecco, cercherei di soffermarmi su queste cose, anche ricordando che comunque avete appezzamenti in svariate e diverse posizioni del territorio di Barolo, ma anche diciamo, nelle denominazioni limitrofe avete anche altri appezzamenti importanti. Ecco, avete quindi diciamo una superficie vitata che non è così scontata se riferita alla zona del Barolo, però avete anche una gestione molto precisa e avete cercato di fare dei passi importanti avanti nella sua gestione. Ecco, non so chi di voi vuole rispondere a questa domanda, me la butto lì e rimpallatevela voi. Grazie. Ciao Giancarlo. Se dico qualche cavolata, papà mi correggerà chiaramente. Guarda, innanzitutto è una bella sfida la superficie che abbiamo, mi viene da dirti, perché più che la superficie, i vitigni. Non siamo focalizzati solo sul Nebbiolo, ma Dolcetto, Barbera, la Fresa, il Moscato, il Riesling. E poi negli ultimi anni abbiamo sempre cercato di aggiungere qualcosa, per cui la Slarina, il Baratucciat, la Malvasia Moscata, lo Chatus. Diciamo che papà c'è sempre... Diciamo, noi figli non è che abbiamo portato... I cambiamenti che abbiamo apportato li abbiamo apportati anche grazie a dei genitori che ci spingono ad essere curiosi, ecco. Per cui in termini di vitigni è questo. In termini di gestione... papà aveva la prima certificazione biologica negli anni 70 e poi appunto, come ti diceva mamma, la grandine dell'86, una crescita aziendale e nel 2016 abbiamo chiesto, ci siamo decisi tutti a ritornare alle origini di papà e mamma e per cui con la vendemmia 2019 abbiamo già imbottigliato Riesling e il Dolcetto Costefossati con la certificazione biologica. E quindi siamo contenti di questa scelta. Il 2019 è stata anche una vendemmia in cui ci sono venuti altri tanti capelli bianchi, perché le piogge in primavera ci hanno fatto tribolare un po', ma fa parte del gioco e siamo contenti, ecco. Poi guarda, parlarti di vigneto, ci sono tante pratiche che per noi sono consolidate, dalla confusione sessuale allo sfalcio per la pacciamatura. Sembrano sempre delle novità, in realtà noi qualche certezza ce l'abbiamo. Facciamo delle prove, quello sì, per cui l'uso di corroboranti come la zeolite, per aumentare la resistenza delle piante, queste sono prove che stiamo facendo. Negli ultimi 2 anni abbiamo iniziato a fare delle prove di semine del sottofila con specie nane per ridurre l'impatto, le lavorazioni diciamo meccaniche del sottofila, non solo dell'interfila ma soprattutto del sottofila, quindi proteggere di più il ceppo della vite, proteggere di più i grappoli, limitando per quanto possibile l'umidità della fascia grappoli. E poi ci siamo lanciati un po' di ricerche, per cui ci sono un team di 3 giovani ragazzi che hanno l'età di mia, di Giuseppe, di Francesca, con cui da prima della 2016, quindi dal ritorno alla certificazione, stiamo studiando com'erano e come sta cambiando la vitalità, la vegetazione, gli animali all'interno dell'ambiente vigneto e limitrofo. Per cui le farfalle, ecco, se c'è, si parla sempre di cambiamento climatico, riscaldamento, noi stiamo scoprendo che le farfalle
sono veramente un grande segnalatore di questo cambiamento. Non tanto gli altri insetti in quanto sono molto nomadi, ma le farfalle, quello sì. Per cui alla Cascina Bertone, a Signo, a Bricco Bertone, abbiamo trovato una farfalla che, quando leggi i libri di entomologia, è tipica della Sicilia. Allora, ed era stata studiata solamente in Sicilia, e 3 anni fa l'abbiamo trovata a Signo. Allora, quello è un elemento che ci aiuta a dire, ok, qua dobbiamo cambiare la gestione, ad esempio, della chioma, cambiamo le sfogliature, oppure l'altezza della cimatura o la cordonatura. Ecco, sono tanti... cerchiamo di guardare tutto l'ambiente vigneto per decidere, ecco, non solo un elemento. E poi cos'altro dirti? Mi sembra che più che ridurre il lavoro, qua lo stiamo aumentando, anche il costo, perché papà e mamma ci hanno sempre insegnato a guardare a ogni singolo vigneto come fosse l'unico dell'azienda. Quindi, ad esempio, ti faccio l'esempio più fresco. Ecco, sabato mattina stavamo scacchiando e alle 8:30 chiamo papà e gli dico, guarda, qua c'è tanta bagnatura fogliare. Il che significa, qua nelle Langhe, magari sono tutti dei fattori che favoriscono la peronospora. E allora alle 11 avevamo già cambiato tutto il programma di lavoro della nostra squadra, per cui siamo intervenuti a tagliare l'erba appena rasciutto per ridurre l'umidità e anche a fare un trattamento per difendere la vite. Ma l'abbiamo fatto solamente su quei 2 o 3 vigneti che sappiamo che in situazioni così necessitano di una cura maggiore. Ecco. Per cui non stiamo riducendo i costi, infatti ogni tanto mi si lamentano per la gestione della campagna, ma stiamo cercando sempre più di specializzarli, anche di migliorarli. E poi l'ultima cosa, guarda, è proprio bello quello che ti ha detto mamma prima, di Greta, di Natasha, che da curare i clienti si sono messi a curare la vite. E Natasha stamattina stavamo scacchiando e mi dice, Isi, ma qua è un casino, non c'è una pianta uguale all'altra, come bisogna fare? Io ho detto, guarda, questo è proprio bello del lavoro in campagna. Non c'è un libro di viticoltura, non c'è proprio nulla che ti possa dare una risposta a tutto, ma ogni singola pianta ti dice qualcosa di sé. E ho detto, guarda, è come quando arrivano i turisti, i clienti in sala di degustazione, ognuno ha la propria personalità e ha bisogno delle proprie coccole, mettiamola così, e tu devi cercare di capire cosa ogni pianta ha bisogno. E vedi loro che sono stupite. Ma poi l'altra cosa bella è che tutta la squadra di campagna ha una gioia in questi giorni di vedere che il resto della cantina sta lavorando con loro, ecco. E veramente sembra sempre di più un ristorante in cui la cucina, l'accoglienza sono più a stretto contatto, ecco. Grazie Isidoro. Mi fai vedere, se è possibile, dietro? Dove sei? Ah, questa è una bella vigna. Aspetta, non so come si sposta la telecamera. Comunque, vai, faccio così. Non so se si vede meglio. Sono nel Bricco delle Viole. E questa è una bella vigna. Spero si veda. Si chiama, la chiamiamo la vigna di Pinot. Sono 4 filari, sono viti che hanno più di 70 anni. Come puoi vedere, c'è la vecchia tecnica della propaggine, per cui un tempo quando moriva una vite, anziché sostituirla, si prendeva un tralcio e lo si interrava a terra. Per cui qua ci sono delle corone di viti che hanno anche 8-10 metri di lunghezza. Qua la gestione del sottofila è un po' un casino, perché appunto il ceppo della vite corre a terra, però sono 2000 metri della vigna
più vecchia, penso, all'interno del Bricco delle Viole. E Pinot, questo signore Giuseppe, Giuseppe Bianco, era l'innestatore, il vivaista che ha innestato tutti i vecchi vigneti nel comune di Barolo e La Morra. E quando il figlio Claudio ci ha chiesto di continuare a coltivarla, eravamo grati per mille aspetti, per l'amicizia prima di tutto e per la fiducia che ci hanno dato. Ma poi papà e mamma ci hanno sempre raccontato che Pinot con questi quattro filari ha cresciuto un'intera famiglia. Allora anche un senso di responsabilità per il futuro. E non la vogliamo togliere, cerchiamo di curarla e soprattutto prossimamente anche capire cosa Pinot ci aveva innestato, perché quando è venuta la professoressa Snyder a fare un giro non c'era nulla che quadrava, per cui dal Michetta al Pico Tenere all'Ampia al Rosé, insomma, troveremo qualcosa di veramente interessante. Scusa la luce che non è la migliore. No, ma va benissimo. Bene, grazie, veramente bellissima quella vigna, penso che sia un'esperienza per tutti vederla, soprattutto per chi non ha la fortuna di poterci andare in questo momento. Tra le domande mi ero preparata quella dei consulenti, ma agronomici, un po' mi hai già risposto tu, e poi comunque sapere che come consulenti avete le farfalle, penso sia la cosa più bella, se è stata detta. Passerei verso sul discorso cantina, comunque, che penso che sia anche molto importante, perché stiamo parlando di un'azienda vinicola. Ecco, nel Barolo si fa sempre una grande discussione sugli stili, lo stile che un'azienda molto polemica, anche spesso volentieri, le più fortunatamente sono anche un po' sopite e non vorrei, anzi, pur tirarle in ballo, anche perché la nuova generazione di cui fate parte voi, Francesca, Giuseppe e Isidoro, avete anche un altro modo di vedere il Barolo, comunque avete appreso la lezione dai padri, voi come gli altri figli, nel rapportarvi anche con più attenzione, secondo me, e non prendere una deriva piuttosto che l'altra e difenderla magari in modo eccessivamente violento, se mi passate il termine, poi vabbè, sono più che altro discussioni, quindi niente di così eclatante. Però sicuramente ogni azienda, quando parlo di stile, non voglio fare riferimento moderno o tradizionale, così. In realtà quello che su cui vorrei soffermarmi è un po' quello a cui voi puntate. Qual è il vino che piace a voi? Perché penso che un produttore produca soprattutto il vino che piace a se stesso, e poi è anche più facile venderlo nel mondo una volta che hai un prodotto che ti convince pienamente. Quindi un po' quello, a cosa puntate voi quando realizzate un vino? Qual è lo stile? Come definireste lo stile della vostra azienda dal punto di vista enologico? Allora, magari inizio io, Franci, e poi certo, ti passo la palla. Perché una cosa che mi viene sempre in mente, Giancarlo, è quando ho fatto la prima degustazione per la famiglia. Avevo 17 anni, ero a New York, non credo che nessuno di noi sapesse che bisognava avere 21 anni per consumare e servire vino. E avevo iniziato a lavorare 2 anni prima in campagna, no? Ma così giocavo troppo a calcio, quindi una sera papà e mamma hanno detto: Giuseppe, domani mattina alle 5 con papà si parte. E quindi, insomma, iniziavamo a lavorare, a fare gavetta, ma era un mondo così più grande di quello che potevamo percepire. Quindi parto per questo viaggio chiedendo a papà e mamma, insomma, cosa dovrò dire, no? E mi ricordo che papà mi disse dell'eleganza. 2002, ok? Prima sera di degustazione di viaggio, lo chiamo, era un tempo diverso, quindi c'erano questi telefoni pubblici con queste chiamate che sembravano costosissime,
e tutto affannato mi ricordo che gli dico: papà, ma tu mi hai detto di parlare di eleganza e invece sento parlare di potenza, di tannino, di, no, di forza, di struttura. Ecco, partirei di qua per dire da un lato che il gusto del lavoro è anche quello di aver fatto sempre una strada molto personale, anche quando magari era più distante da un sentire di un momento. Però allo stesso tempo vorrei dire che forse mai ho trovato, e penso anche Francesco, abbiamo trovato spiegazione più bella, no, di quella diatriba a cui facevi riferimento, di quello che ci ha detto papà. C'è un rispetto per tutti. E quindi un rispetto per la tradizione e un rispetto anche per il tentativo di innovazione. Anche uno sguardo più approfondito nel capire che la bellezza di certi vini degli anni 80-90 nasceva da un'ambizione, da un sacrificio, no? Da un desiderio anche di pulizia, di purezza dei vini. Ecco, quindi arriviamo da questo retaggio. E allora, più che parlare di stile dei vini, forse giro la telecamera per farti vedere questo, che questa è una duna di sabbia di Arenaria di Diano che si trova a Cosse di Rose, no? Questa per noi è una vigna, è il più giovane dei Baroli che facciamo, è un terreno totalmente diverso da tutti gli altri Baroli. E allora cosa conta di più, lo stile o la verità di ogni vitigno, di ogni terreno? E allora la sabbia, l'argilla, la marna non sono uguali, le annate non sono uguali. E quindi, ecco, è una verità forse quella che cerchiamo. E poi anche lo vediamo nella famiglia, no? Io, Sofia ed io abbiamo tre bambini piccoli. Tu non puoi imporre a Lucia di giocare a calcio, non puoi imporre ad Aldo di giocare alle fate. E cosa c'è di più sbagliato che provare a imporre, e cosa c'è invece di più bello che vederli crescere, ci sembra, quasi un centimetro al giorno, no? In tutto, in fisico, ma in personalità, in interessi. Ecco, allora forse per noi più che l'idea di uno stile che parte da noi è la ricerca di godere del veder fiorire i vini. I vini come l'espressione di tutti questi elementi, la loro uva, la loro vigna, la loro annata. Franci, cosa aggiungeresti? Che insomma, la mia risposta non può che abbracciare quello che hai detto tu, Beppe, e aggiungerei anche un tocco di bellezza. E come tutte le cose belle, è chiaro che il desiderio è poter condividere questa bellezza. E quindi la bellezza per noi sta anche proprio nell'unicità dei diversi terreni, delle diverse varietà, come raccontava Isi, come raccontava Giuseppe adesso dei terreni. E quindi questo desiderio soltanto di avere dei vini che in fondo siano un po' degli ambasciatori che possano portare a tutti l'unicità di questa terra. E Giuseppe parlava del calcio, a me tante volte quando penso al nostro Bricco delle Viole mi viene da pensare che è stato il vino che ha proprio definito un po' lo stile della nostra azienda, e tante volte mi sorprendo a pensarlo un po' come se fosse invece una ballerina di danza classica, dove l'obiettivo ultimo è essere la più leggera sul palcoscenico, questa eleganza di cui Giuseppe parlava, questa finezza. Ma chi conosce una ballerina di danza classica sa quanto in realtà ci sia dietro di lavoro, quante attenzioni, anche alle volte quante rinunce, ecco. E è chiaro che questo desiderio di bellezza e di condivisione ci è esploso ulteriormente nel cuore grazie ad alcuni amici grandi che sono stati Gianni Gallo, che ha disegnato una parte delle nostre etichette, e forse ancora di più padre Costantino Ruggeri, che ha disegnato non solo le vetrate della nostra cantina, le ha progettate, l'etichetta del Barolo Albe, ma per raccontarvi, in questo momento io sono sul tetto della nostra cantina. Non so se lo vedete, è un bellissimo giardino, alle mie spalle c'è proprio il Bricco delle Viole, e qua c'è anche la nostra nuova sala di degustazione che intravedete, dove avremmo voluto accogliervi quest'anno e dove non vediamo l'ora di accogliere voi e come tutti gli amici, ecco. Grazie Francesca, perché e anche Giuseppe, perché comunque questo racconto è davvero molto bello, molto intenso.
e così come quanto ha fatto Isidoro. Beh, devo dire che Aldo e Milena sono fortunati, anch'io spero di avere dei figli così, delle figlie così. Ecco, mi soffermerei un po' sulla vostra produzione dal punto di vista intanto della varietà, come diceva bene Isidoro all'inizio quando parlava delle varie varietà che coltivate, sono moltissime, quindi avete una produzione molto ampia, molto ricca come numero di etichette. Naturalmente il Barolo è un po' la punta di diamante di questa vostra squadra che avete messo in campo, ma poi ci sono anche altri bei fenomeni tra quelli che avete realizzato, fenomeni di grande purezza espressiva, di grande qualità. Ecco, magari farei un accenno alla vasta produzione, alle etichette che realizzate, magari dividendole per gruppi, e poi un'ultima domanda su quello che voi vi riproponete di trovare nei vostri vini. Cosa ricercate? C'è chi ricerca magari la ricchezza, come accennava magari Giuseppe prima, quindi potenza, tannino, altri che invece puntano più sulla freschezza, quindi sull'acidità, sulla facilità di beva, oppure la longevità, o è comunque una scelta di armonia, di mix di tutte queste caratteristiche. Allora, parto magari io. Io tento, io parto con un impianto di base, Giancarlo, e poi lascio a papà e mamma e ai miei fratelli di completare. Quando io penso alla gamma dei nostri vini, questa cosa è insomma imprescindibile da quello che raccontava Isidoro in questa grande ricerca e da quella che è la storia della nostra famiglia, di quello che ha sempre fatto papà. Però mi viene un po' da dividerti come i Baroli, questo gruppo, quelle che noi chiamiamo le selezioni di vigneto e poi i varietali. Tutto, ti direi, parte dalla varietà per noi in realtà. E poi c'è un fattore che è quello dell'età della pianta che aggiunge una complessità unica. E quindi il Dolcetto Classico piuttosto che la Barbera, piuttosto che l'Anghe Nebbiolo, queste a me sono vini che non stancano mai perché sono un'espressione di una purezza incredibile con questi frutti croccanti. Ti direi, non è quello che cerchiamo, ma in fondo è quello di cui ci siamo innamorati e che da quel momento lì abbiamo iniziato a ricercare. E poi se penso alla Barbera Superiore, piuttosto che al Dolcetto Costa Fossate e al Riesling, sono varietà che lasciano trasparire anche un senso del luogo. E questo senso del luogo è sicuramente legato a queste piante che hanno ben più di 30 anni di età e che quindi in qualche modo sono anche in grado di veicolare una complessità ulteriore. Ecco, se penso alla Barbera Superiore e la nostra vecchia Barbera Bricco delle Viole, che storicamente arrivava soltanto dal Bricco delle Viole, dal 2008 alcune piante da Bricco Bertone, di cui Isidoro ci raccontava il vigneto delle farfalle, ecco, sono state unite in questa Barbera, ed è incredibile notare queste due anime che non solo coesistono ma si completano, è proprio un elevarsi a vicenda. Ma sarebbe bello che parlassero papà e mamma di queste domande, però forse un sogno che abbiamo è di un Piemonte piemontese. C'è un Piemonte che rispetta se stesso, no? E nella storia della nostra regione c'è sempre stato lo spazio di tante varietà, alcune magari anche decimate della fillossera, pensiamo alla Nascetta piuttosto che altre, e che oggi si stanno riscoprendo. Quindi abbiamo questo nel cuore, no? E poi quando parliamo del Dolcetto, per esempio, spesso lo raccontiamo come un adolescente difficile. Cioè, il Dolcetto spesso è trattato un po' da brutto natrocolo, ma se tu lo pensi come un adolescente difficile, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di uno che gli dica cosa sbaglia, in cosa non è perfetto, o ha bisogno di qualcuno che gli voglia bene? E cosa farà crescere, no, un ragazzino turbolento di più? Chi lo bacchetta o chi lo ama per quello che è? E allora è una metafora, però se questo lo portiamo nel come papà e Isi amano le vigne, no? Cos'era? Il primo maggio abbiamo festeggiato la festa del lavoro andando a vedere gli ultimi impianti. E poi quello che si cerca di fare in cantina, in vendemmia alle 7 del mattino ci sono 30, 40 vasche da assaggiare, cioè colazione per campioni, no?
ma è anche il momento più bello, più fecondo di idee della giornata. Ecco, e questo per noi dare un abbraccio a dei ragazzini magari non così famosi, non così di successo, no? Come sono la Fraser e il Dolcetto, volergli bene e lasciare che siano se stessi. Lo direi così, però ascoltiamo il capo cosa ci dice. Il capo ha poco da aggiungere, il capo può star zitto, perché quando vede che i figli amano con lo stesso amore, con lo stesso impegno, con la stessa dedizione, quello che noi, per noi è stato importante nella nostra vita, per me prima e poi con mamma e poi oggi con voi, con tutti i nostri clienti, ma anche con tutte le persone che ci sono attorno al mondo del vino, il mondo delle guide, il mondo del giornalismo, il mondo degli appassionati, ecco. Noi non potremmo fare nulla di questo se non avessimo le persone con le quali condividiamo tutto questo. Io vorrei veramente, ecco, ripetere questa gratitudine per le scelte dei nostri figli, ma anche la gratitudine per tutte le persone che hanno condiviso questo nostro percorso, che hanno condiviso le nostre gioie, hanno condiviso le annate buone, ma hanno anche saputo condividere quelle meno felici. È chiaro che la tensione è sempre per il bello, ma a volte il bello passa anche attraverso delle situazioni difficili. Non potremmo capire cos'è bello se non avessimo assaggiato un'annata difficile. E grazie Giancarlo, per noi ci va anche il senso di gratitudine per quanto è nato Abraham negli anni 80, ancora prima, e che voi state portando avanti con grande abnegazione. Questo momento è un momento di svolta, è un momento dove chi ama veramente il proprio lavoro, noi sentiamo che ce la faremo, ecco, per farcela dovremmo veramente amare ciò che facciamo. E lo amiamo in modo diverso, lo amiamo attraverso le difficoltà, lo amiamo attraverso la diversità, lo amiamo attraverso il rispetto, la condivisione. Io ringrazio ancora questo accenno che faceva Giuseppe a quella telefonata, che mi pare ancora di immaginarlo, tutto in difficoltà di fronte a quel mondo che anche noi abbiamo scoperto da casa. Io sono andato in America, ma avevo più di 20 anni, non ci avevo pensato che a 17 anni era vietato fare queste cose. Quando ci ha telefonato l'importatore per dirci ma qua mi arrestano, ecco. Sono momenti di crescita e questa è la nostra gratitudine. Poi la gratitudine, Giancarlo, tu chiedevi dei nostri consulenti. Isidoro ti ha accennato qualche nome, ma noi dobbiamo accennartene tanti. Il primo, forse il primo consulente in assoluto, sono stati i nostri nonni, che ci hanno insegnato l'amore per il lavoro. Erano anni difficili per loro, eppure ci hanno insegnato ad amare questa terra. E poi sono stati i miei professori all'università prima, i miei colleghi che sono diventati i professori dei nostri figli, questo la professoressa Snyder, eravamo a scuola assieme, il professor Novello, devo ricordare ancora tantissimo il professor Gandini, ecco, non posso dimenticarlo, ma tutti i miei professori sono stati i miei primi consulenti. E poi è chiaro che il mondo si evolve, i nostri colleghi, un altro capitolo di consulenza enorme, quando un collega ti apre la porta della sua cantina, ti accompagna nei suoi vigneti, cosa c'è di più bello e di più arricchente? Per poi arrivare anche i veri e propri consulenti, ne ricordo, vogliamo ricordare Lidia e Claude Bourguignon, per esempio, voglio ricordare anche Gianfranco Cordero. Abbiamo anche delle storie di consulenti che invece si sono fermate perché non avevano capito il tipo di consulenza di cui abbiamo bisogno noi. Abbiamo bisogno di migliorare quello che facciamo, non vogliamo cambiare quello che non facciamo o fare quello che non facciamo. Ecco, questo è il nostro mondo. Grazie, grazie Giancarlo. Grazie a tutti.